Per la prima volta i cittadini che andranno al voto potranno esprimere due preferenze tra i candidati al Consiglio Comunale, differenti per genere, un uomo e una donna insomma. E allora spazio al gentil sesso nella campagna elettorale del candidato al ruolo di primo cittadino di Bisceglie per la sinistra, il già sindaco Franco Napoletano. Stasera c'è questa peculiarità di un comizio al femminile, diciamo così. Perché? Perché vogliamo dare un segnale molto preciso alla città. Non c'è solo Franco Napoletano, c'è un progetto di rinnovamento che io ho l'onore di guidare, ma che vede con me tanti giovani e soprattutto tante donne, sempre escluse dalla vita politica, spesso, troppo spesso, coniugata unicamente al maschile. Abbiamo bisogno di un processo di cambiamento e i giovani e le donne, io penso, debbano essere alla testa di questo processo di rinnovamento. Vogliamo che visivamente ci sia proprio questa convinzione che è importante che in questo processo sia i giovani che le donne abbiano la possibilità di amministrare la cosa pubblica, di avere delle responsabilità, perché non ci si può ricordare di loro soltanto durante le elezioni. Noi vogliamo che si innestino dei rami giovani su un tronco che è ancora capace di dare degli ottimi frutti, in modo che poi il testimone possa essere lasciato in tutta sicurezza a giovani che questa possibilità hanno avuto, quindi di farsela a loro volta e di procedere in piena autonomia. Questo è l'obiettivo di questa sera. Partiamo ovviamente dai programmi e su questo fonderemo il colloquio che stiamo avendo con i cittadini della città. La gente di chiacchiere, di tradimenti, di pugnalate è stanca, la gente ha bisogno non soltanto di capire quello che è successo e come ce la lasciano questa città, ma siccome c'è la necessità di un cambiamento, la città ci chiede di conoscere cosa noi realmente vogliamo fare per cambiare la nostra Bisceglie e noi su questo puntiamo.